È stato il sindaco di Pescara Carlo Masci con l'assessore Luigi Albore Mascia e il presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore a inaugurare il cantiere dei lavori per la costruzione del terzo e ultimo tratto della strada Pendolo, l'importante arteria di collegamento tra l'area dell'ospedale e la zona sud di Pescara attesa da 20 anni. Il nuovo asse viario, precisano dall'amministrazione, consentirà anche la riqualificazione della zona. Ascoltiamo il primo cittadino. Quest'area è un'area che è abbandonata da oltre 20 anni, della strada Pendolo si parla dai primi anni 90, oggi portiamo a termine quest'opera, questo spazio era uno spazio che nessuno pensava saremmo riusciti a espropriare e saremmo riusciti a trasformare con un'opera fondamentale per la nostra città. Invece oggi partono i lavori, cominceremo quest'opera, in 170 giorni la porteremo a termine. Avremo una strada che collegherà San Donato a Capacchietti con due rotatorie, con un'altra strada che già stiamo realizzando da San Donato, insomma un'opera di grandissima importanza. Noi più che alle parole teniamo ai fatti e oggi i cittadini vedono che quello che abbiamo promesso in campagna elettorale lo realizziamo anche in tempi molto brevi. Abbiamo trovato una montagna di carte che non servivano a niente, abbiamo deciso di espropriare l'area, l'area è stata espropriata e oggi finalmente vediamo la conclusione di una situazione che si protraeva da troppi anni e che ha generato un degrado incredibile. Assessore, per un importo complessivo di 1.775.000 euro, con un ribasso notevole, 917.000 euro, 170 giorni per realizzare quest'opera che mi piace soprattutto per questo, perché molto spesso le opere in Italia, non a Pescara o in Abruzzo, ma in Italia, danno il senso molto antipatico della incompiutezza. Invece in questo caso, con questo tratto di strada, noi andiamo a rendere compiuta un'opera che è appunto il Pendolo, si va a raccordare ad un'altra opera in corso molto importante e anche più consistente di questa, e diamo ai cittadini la possibilità di spostarsi nella nostra città con una viabilità alternativa rispetto a quella esistente.